Ciao a tutti, bentornati a Hogwarts Legacy, da me e da Severo Mappiton. Siamo nella stanza delle necessità e come vedete io, continuando a giocare per conto mio, sblocco robe e faccio e aggiungo robe praticamente. Allora, qui c'è una missione da fare con il nano da giardino. Ho preso anche un paio di animali in più, mi sembra, o tre, non mi ricordo. Intanto raccogliamo le pozioni. Ok, qui non devo raccogliere niente, mi pare, no, qui nemmeno, qui, no, posto. Allora, andiamo da TikTok, qui. Ciao Tic, la professoressa Weasley mi ha detto che volevi parlarmi al telaio, vediamo. Ciao Tic, la professoressa Weasley mi ha detto che volevi parlarmi del telaio. Salve, sì, a proposito, Tic ha pensato che... Da quando? Pensa, Tic. What? What, what? Ma cos'è? Ma cos'è? Ah, la stanza pare ritenere che ti serva più spazio per i tuoi animali. Ah. Come diceva Tic, Tic ha avuto un'idea. Tic sa come collaudare il capo di abbigliamento che hai migliorato con il telaio incantato. È come aiutare un vecchio amico. Cosa intendi? Un elfo domestico di nome Tobbs recupera succo di sanguisuga per il suo padrone in una caverna vicino a Hogwarts. Il padrone di Tobbs non gli permette di uscire dalla caverna. Tic sa che è infestata dai ragni. È terribile. Lo è. Tic non ha notizie del suo amico già da un po'. Visto che il capo che hai intessuto col telaio ha un incantesimo che potrebbe essere utile, forse puoi provarlo mentre fai visita a Tobbs. Ma quale sarebbe? Avendoci da guadagnare, cercherò Tobbs. Visto che cercare Tobbs è un buon modo per mettere alla prova i miei abiti incantati, allora lo farò. Oh, grazie. Ti prego, fai sapere presto a Tic come sta il suo vecchio amico. Allora, cerca la grotta, quindi le peripezie di un elfo domestico. Siamo dunque. Questa qua. Ok, io volevo fare volevo fare l'infante perduto per continuare la quest dei natti, però vabbè, la facciamo poi. Quindi questa. Tic ha segnato sulla mia mappa la posizione della grotta in cui posso trovare Tobbs. Devo dirigermi lì. Sarebbe mappa generale. Ah, sarebbe qui e non ho però qui nessun... Beh, potrei arrivare fino a qui e poi arrivare qua. Oppure da qua. E arrivare qua. No, però sono più vicina da qua. Vabbè. Allora, prima di fare questo io andrei a spippolare... Pensa che dovresti andare fiero delle pozioni che hai distillato. Ovvio. Dunque, ah, ecco, sì, c'è la scala. Vediamo un po', vediamo. Abbiamo quindi un altro posto dove mettere gli animali, perché io ce n'ho uno o due in più, mi sembra. Ok, gestisci animali, vediamo. No. Ok, eccoli qua. Snaso, una bestiolina velosa e birichina in grado di... pur di mettere... Allora, seleziona un animale nell'inventario. Ah, ci posso mettere anche lui e lui. Matteis, fantastico ragazzi. Interagisci. Ah, aspetta un attimo. Fammi mettere questo. Ma che fai, cretino? Diamogli anche da mangiare. Olè. Raccogli. Diamo anche spippolatina a lui. Calico.
Diamogli da mangiare. Ah, lui ci dà le piume, benissimo. Posso fare tutto contemporaneamente, cioè mentre spazzolo uno posso spazzolarne un altro. E posso dargli la pappa? No, ancora non posso. Ok. Gli ho data? No. Ok. Raccogli. 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 Oh, perfetto, perfetto, dai. Interagisci. Interagisci. Lui l'ho fatto, vero? Lo snaso? Sì, sì, l'ho fatto prima, quindi 34. Benissimo. Sono contenta. Quindi questo è un altro posto per mettere gli animali, dai. Ok, damosi allora. Vi lascio qui, ragazzi, eh? No, perché di là infatti non ci potevo più mettere. Allora, allora, vediamo. Fantastico. Vado, Dick, vado. Allora, vediamo un po'. Mappa generale. Abbiamo detto che mi spara flash qui. Bene, bene. Molto bene. Beh, forse quello lì però lo dovrei lasciare per gli animali più grandi. Allora, mi sono messa delle magie che, bah, speriamo, gli incantesimi qui, speriamo che siano una cosa fattibile. Prendiamo il nostro ippogrifo e dirigiamoci per di là. Qui banchettano. Ma chi è, oh? Ma senti che roba. Non un altro passo. Cosa vuole? Cosa vuole? No, devi scendere, ciccio. Allora, la grotta dov'è? Qua. Qua sarebbe qua. Questa deve essere la grotta di Tobbs. Eh sì. Va bene a entrare. Sì. Olè. Allora, raccogliamo questi. Revenio. Vediamo se c'è qualcosa qua fuori. Confringo. Segui il naso di ippogrifo. Ci sono andato troppo pesante. Attenzione. Meglio spostarsi la prossima volta. Expelliamoci. Cos'hai fatto? Confringo. Olè, ammazzo te, easy proprio. Ok, pigliamo, a posto. Così abbiamo anche provato. Magari se metto una magia per ogni colore riesco a usare quelle che devo usare e a Roma Chicco non mi prende più in giro. Ma perché mi si mettono sempre queste? Io boh. Allora, qua ci stanno i ragni. Mo dovrei usare però. Questa no. Ah. Ok. L'importante è che non mi si consuma. Tobbs, alla tua quota mancavano 3 fiali. Sai cosa significa? Significa che i miei clienti non riceveranno le loro bottiglie di pozioni restringenti di Simus. In seguito a questo stupido errore salterai il passo per una settimana. Mi aspetto che tu ti punisca di conseguenza. Quando tornerò per la prossima spedizione sarà meglio che veda bende insanguinate al posto del tuo solito sorrisino. Idiota, se non raggiungerai la prossima quota più 5... più 5 fiale extra, più 5, più 5, perderai ben altro che i tuoi privilegi alimentari. Il padrone di Tobbs è orribile. Eh sì. Allora, a proposito di fiale, una pozione che aumenta la difesa rende la pelle dura 20 secondi. No, no, devo aspettare un attimo. Durano tutte, cioè, poco, troppo poco. Intanto metto questa. Allora, vediamo un po'. Proseguiamo? Tobbs! Mi manda Tick!
Ci sei? Ah no, aspetta. Confringo! Proteggo! Ah! Lasci! Attenzione! Confringo! E dai, Attenzione! Ok, preso una pozione. Posso? Ribellio. Ok, allora io volevo andare qua però. Accessorio per la testa non identificato. Proseguiamo. E qua. Ah no, così sto tornando indietro. Allora, devo andare di là. Come si va di là? Da qua? Sì. Confringo. Protego. Dai. Dai così, grand'errimo. Rebellio. Allora aspetta, lì va bene. Voglio andare qua. Prendere qui. Quanto è grosso, ma cos'è? Ma c'è un boss ragnone? Allora, vediamo un po'. Qua sicuramente c'è qualcuno. Allora, facciamo questa. Aumenta i danni inferti dagli incantesimi scagliati da chi la beve. Ok. Tobbs è stato qui. Deve essersi addentrato nella grotta. Confringo. Dai. Expelliarmi. Ma che fai? Descendo. No. Oh, ma te vuoi difende. Descendo. Te ne ammori ammazzato dei tre quarti della palazzina tua. Oh. Attenzione, attenzione. Allora, qua c'è qualcosa. Ma perché? Ma allora, vediamo un po'. Porca puzza, sfacciatissima, oh. Uff, posso dire? La faticata. Allora. Però non vanno bene questi incantesimi, aspetta un attimo. Al posto di questa devo mettere questa, sì. Metto questa qua. Ok. Allora. Ho mandato a fuoco tutto, benissimo. Ribellio. Andiamo di qua. Di qua no, di qua. Confringo. Qua c'è qualcosa, borsa. Un cappello che fa più schifo di quello. Ribellio. Che già portiamo. Allora, qua c'è un baule però. Altro vestiario, cappa runica. Allora possiamo andare di là.
Io andrei di qua. Qui abbiamo visto. Ok. Ok. Togliamoci da mezzo. Che creatura ripugnante. Ma veramente, guarda, io non so i ragni, proprio una cosa. Succo di Orcloop. Borsa. Revelio. Andrei di qua. Oh no. State buoni, che qui sotto non me posso difendere. Borsa, ok, proseguiamo. Oh no, non mi piace per niente sto posto. Oh, magia antica, magia antica. Ma what? No! Confringo! Mortacci stracci tua! Ma... è quasi rotto, eh! E dai, Allora, padrone, se sta cercando Dobbs, sappia che ha prosciugato tutte le sanguisughe in questo livello della grotta e che è sceso più in profondità. Dobbs spera che il padrone attenda il suo ritorno perché è pericoloso seguire le sue tracce. Faccia attenzione ai ragni. La vedo davvero male. Io pure. Ma anche perché noi con le magie siamo veramente schiappe. Quindi tu capisci che... Confringo! Potremmo bellamente morire, te lo dico. Revelio. Ok, qua prendiamo i resti dessi maledetti. Proseguiamo. Paura che incontreremo quel ragnone gigante. Chi è? Gli spazi aperti non mi piacciono per niente. Proteggo. Allora. Oh no! La puzza è affasciatissima! Confringo! Guarda quanti! Aiuto! 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 Rotola, rotola, rotola! Damosela! Mortacci, stracci tua! Ma almeno riuscissi a togliermi da mezzo sti piccoletti. Oh, dai, ce ne manca un altro. Mortaccio. Mi disintegra sto maledetto. Descendo. Confringo. Seppellisci nel terreno la testa di una acromantula. Ma come ho fatto? Non lo so come ho fatto, ma non lo so manco io. Mazza, se è tosto questo. Allora, confringo.
Ma che cazzo ho tirato? Ok, è andata. È andata. Non so come ho fatto, ma è andata. Dai, raccogliamo tutto. Il ragnone gigante. Oppure seppellito la testa di un aracomono. Quello là. Sbloh. Reveglio. Senza avere la minima idea di come ho fatto, perché non ce l'ho l'idea. Aspetta. Allora. Confringo. Olè. Andiamo a vedere qua sotto. Insinua di bellamente. Ok, un altro capo di vestiario. E poi, ok, questo ci riporta qua nell'arena. Là. Quindi adesso andiamo in per di qua che è chiuso. Andiamoci. Ok. Confringo. Ok. Reveglio. Confringo. Posto. Aia. Ho la sensazione che quell'elfo domestico sia Tobbs. Sì, pure io. Aspetta, pigliamo robe. Padrone, se troverà il corpo di Tobbs, il grosso ragno avrà avuto la meglio. Tobbs ha deluso le sue aspettative e merita questa punizione. Tobbs si sente debole, stanco. Tobbs deve morire. Povero Tobbs, lasciato qui da solo coi ragni. Sì, è morto. Sì, è morto, è morto. Prendiamo qua, soldi. Il denaro ci serve, ci serve. Ok. Allora, vogliamo provare ad andare qua sotto? Forse c'è qualcosa? Ma come dei tuffi, cretino? Ma io boh. Succo di mandrago. Ah no, no, di sanguesuga. Di sanguesuga. Quello si rompe, ma come lo rompo? Aspetta, prima di tutto vediamo qua. Qua che c'è? Sta ceppa? No, qua c'è un baule. E qua si rompe. Però così andiamo. Ecco, vediamo un po'. Dove andiamo? Ho già visto quel tavolo. A quanto pare sono tornato all'ingresso della caverna. Ah, hai capito? Ok, perfetto. Quindi questo ci servirà per uscire. Bene. Allora, torniamo indietro. Buttiamoci di sotto dove c'è l'acqua e vediamo cosa c'è. Ok. Di Attic del suo amico. Ok, quindi la quest è finita. Possiamo tornare. Però prima volevo andare qua. Qua si rompe. Come posso? Dunque, le magie così non servono. Posso salire qua sopra? Tipo? No. Puoi salire qua sopra? Che la fai? Te regge? No. Ah, ho capito. Aspetta. Facciamo così. Pure te c'hai ragione. Facciamo così. No. Olè. Allora. Da qua. Olè. Vediamo. Soldi. Non so chi l'ha seppelliti qui. Li hanno nascosti qui, ma... va bene. Ok, adesso usciamo. Bellamente, abbiamo reso tutto. E sediamo. Da qua. Damose. Attento alla capoccia. Adesso usciamo da qua e andiamo a dire a Tic che... l'amico è morto. Sì, è morto. La. Allora, adesso facciamo il viaggio rapido. Andiamo direttamente nella stanza delle necessità. Ok. Chi è? Oddio, un ragno qua fuori. Ma come devi? Io vorrei sapere... Confringo! Difendo! Però moriamo ammazzato, detto il quarti della palazzina tua.
Ma li mortacci stracci vostri, ma mi stavano aspettando. Revelio. Ok, non c'è nient'altro qui? Pare di no. Allora, me ne posso... Allora, aspetta. Allora. Facciamo Hogwarts. Stanza delle necessità. E andiamo a dare la brutta notizia a Tick. Allora, carissimo. Tick, sono stato alla grotta. Splendido. Tick spera tu abbia portato i suoi saluti a Tobbs. Tick, mi dispiace dovertelo dire, ma Tobbs è morto. Alla fine non è riuscito a evitare i ragni. Oh, cielo. Tick temeva potesse succedere tutto solo in quella caverna. Povero Tobbs. Tick e Tobbs avevano lo stesso padrone. Quando egli morì, Tick e Tobbs furono separati. A Tick è sempre dispiaciuto che Tobbs non fosse stato assegnato a Hogwarts. Tick è fortunato a servire streghe e maghi così gentili come te. Tick sentirà molto la mancanza del suo amico e brinderà a lui con la morte nel cuore. Tick, mi dispiace davvero tanto per il tuo amico. Grazie, sei molto gentile. Tick vorrebbe stare un po' da solo per pensare, se non ti dispiace. Va bene, le peripezie dell'elfo domestico, missione completata. Allora, io direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Intanto io... Ah, ma non l'avevo messo? Vabbè, mettiamo questa che l'abbiamo usata. Facciamo anche questa che l'abbiamo usata. Allora, io intanto metto a fare robe, faccio cose. Ecco. Raccolgo quello che ho da raccogliere qui e niente. Tick non ha mai visto così tante piante qui. T'hai visto? Cioè, m'attrezzo. E niente, noi ci sentiamo. Dunque. Sì. Ecco, ho fatto. Un saluto a tutti da me, da Severo Mappiton, mentre raccogliamo, e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.